Ciao a tutti ragazzi, io sono Matt e oggi ci ritroviamo sul pack di Direwolf 20. Perché ci troviamo in questo pack? Allora, io quando iniziai il canale ero indeciso su fare la serie ovviamente Let's Technique o sul pack di Direwolf 20 per 1.7.10 oppure sul Monster Pack che avevo già iniziato da solo e che mi era piaciuto per le mod che presentava. Purtroppo, parlo di poco fa, 10 minuti fa, 20 minuti fa, il salvataggio della Let's Technique è andato a fanculo. E siccome io mi sono rotto le palle veramente tanto, ci ho litigato parecchie volte, sia per vari motivi di lag, sia per altri motivi stupidi, mi è crashato il mondo, cioè non è che mi è crashato il mondo, se n'è andato a fanculo il salvataggio del mondo. Ho fatto 1000 backup, ma io non voglio tornare indietro a quando ancora mi trovavo nella caverna. Quindi, detto questo, io direi di iniziare direttamente una nuova Let's Technique in un altro pack. Allora, in realtà, mentre creo il mondo, ovviamente, in realtà ero indeciso anche stavolta su che pack usare. Ovviamente Let's Technique 2, sperando che anche questo salvataggio non sia, diciamo, iellato o cose del genere. Allora, stavolta lasciamo default. Non voglio né ATG né Beyond Supplenti, tanto più o meno è uguale, anche se sono un po' indeciso. I cheat li lasciamo, mentre per quanto riguarda il seed, 11 10 1989. Dicevo, che per quanto riguarda i pack che avevo in mente di scegliere, ma ne parliamo dopo la creazione del mondo. Non male, non male, non male, non male. Anzi, viaggio anche più veloce dell'altra texture pack. Anche se il Koal è molto simile alla Stone, ma potevano farlo un po' più nero, diciamo. Allora, quindi, vi dicevo, ero indeciso tra l'Infinity Pack e il Direwolf 20 Pack. Poi, vabbè, alla fine ho scelto per il Direwolf. E basta, non sono stato lì. Ma che cacchio è questo? Aspettate un attimo. Ah no, niente. Oh, mi sembrava. Forse lo scheletro, uno scheletro che c'è qui vicino. Quindi, ah, dovrei cambiare anche la texture pack. Ma vabbè, quello magari lo facciamo più avanti. Vediamo se mi ha modificato anche la texture. No, della Tinker è restata la stessa, purtroppo. Magari c'è un'aggiunta, una patch anche per le altre mod. Dovrei controllare. Un dungeon. C'è anche la Botania, tra l'altro. Allora, però direi che per quanto riguarda il dungeon, mettiamo un bel waypoint. Lo mettiamo qui. Come si mettono i waypoint in questa mappa? Ok, waypoint, new, dungeon, save. Perfetto. Ok, allora dicevo che in questa nuova serie, cioè nuova vecchia serie tra l'altro, perché purtroppo devo riprendere in mano tutte le cose che ho già fatto. Eviterò di farvi vedere le cose già viste. Quindi, per esempio, se dovrò fare comunque sia l'impianto della legna che ho fatto nella Let's Technique, lo farò off camera e non ve lo farò vedere. Poi, vabbè, ovviamente magari metto il link in descrizione. E in questo modo anche i rumori mi ha modificato, ecco perché non capivo. Comunque metterò il link in descrizione della puntata della Let's Technique che riguarda appunto quell'impianto lì, così potete anche vederlo. Ma in ogni caso anche di quell'impianto ho fatto un tutorial, quindi se siete interessati a quell'impianto lì potete semplicemente guardarlo direttamente dal tutorial, anziché andarvi magari a cercare la puntata della Let's Technique. Mi piace cercare le prime risorse, prendere la stone, fabbricare le prime cose essenziali
della nostra del nostro let's play, diciamo. Quindi fare una fornace, cazzate varie. Allora, come posto di costruzione, questo non è male. Mi avrà dato dei sapling, anche delle mele, perfetto. Quindi ripiantiamo subito. Allora, come c'è del dark oak lì in fondo. Utile e buono per costruire. Poi qui vediamo cosa c'è. Qua c'è del barley. Prendiamo anche i semi così magari lo ripiantiamo. Ah, fa un rumore tipo quando prende gli oggetti. Questi fiori, vabbè, sono tutti della Bottagna, magari della Biome Supplenti. Prendiamo anche questo barley, che è simile al grano, tanto il cielo ha deciso di andare a fanculo, che è molto simile al grano normale, diciamo, al grano vanilla. Però prima di continuare direi almeno di farmi un bel set di strumenti in pietra. Quindi facciamo così. Facciamo magari due picconi, uno, due, anche tre non fanno male. Poi una bella spada, non me la leva nessuno. Anche due facciamo. E una pala. Perfetto. Una spada la mettiamo. Merda, mi sono dimenticato di fare l'ascia. Vabbè, niente di irrecuperabile. Ne possiamo fare due. Quindi qua mettiamo un piccone. Oh, adesso andiamo a recuperarci il Dark Oak. Qua c'è dello spruce. E che cazzo. Che brutta la terra. Ok. Allora, sì, io vorrei costruire lì, però andiamo a recuperare il nostro Dark Oak. Ma in realtà. Ah, poi c'è anche la Pneumaticraft. Flying Flower. No, stronzo. Rain Plant, Flying Flower. La Pneumaticraft che io non ho mai avuto l'occasione di utilizzare. Bello il Dark Oak. Mi piace, per costruire è uno dei miei alberi preferiti. Del mio legno, non alberi. Dato che utilizzo il legno, non l'albero. Ah, vediamo se c'è anche, ovviamente ho iniziato ad usarla nel regrowth pack. Devo vedere. Ah, che bella cosa. C'è la Carpenter's Block. Ah, sono l'uomo più felice della terra adesso. Quindi prendiamoci un altro po' di legna e cominciamo magari a costruirci un rifugio per la notte. Ok, perfetto, dovremmo aver preso tutto, anche qualcosa in più, ma i Dark Oak Sapling, io vedo che crescono con un tronco di 4, non è che vogliono 4 sapling per crescere, parlo da ignorante perché non lo so proprio come funziona Dark Oak, comunque sia. Allora, io in teoria non è che devo andare proprio a costruire lì per forza. Anche qui mi piace come zona. Ma che cacchio ha quella gallina in testa? È una scimmia. No, è un gatto. No, c'è la morph. C'è anche la morph. Tanto tanto felice Matt. Prendiamoci. Che cazzo cammina là?
Pecora di merda, mi ha fatto prendere un infarto. Pensavo che fossi un mob cattivo. Prendiamoci un po' di lana mentre una pecora indossa un cappello da giullare. Grazie. Come posso usare i capelli? No, J, apro la mappa. L, H. No, mamma mia. Che cosa oscena. Allora, dicevo, quindi dove costruirci la nostra casetta mentre li sbosco un bel po'? Allora, vediamo un po'. Come spazio di costruzione per il momento va più che bene. Quindi facciamo una cosa del genere. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E anche 7. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4 e 5. 1, 2, 3, 4 e... Sì, ho fatto il conto giusto. Quindi mi servirà un po' di cobblestone perché ovviamente non voglio fare tutto in legno. Oh, delle canne da zucchero. Very useful. Allora, quelle le lasciamo così. C'ho già l'inventario pieno, tra l'altro. E facciamo così. Prendiamo un po' di sabbia, può servirci per il vetro. 1, 2, 3 e 4. Prendiamoci un po' di cobblestone. Mi sa che dovremmo rinchiuderci qui per il momento. Perfetto, è un nuovo giorno su Minecraft. Prendiamoci i nostri primi due panini. Gli snowbin non ci servono. Mentre qui magari mangiamoci i primi... No, se mi dà due cosciotti e mezzo, meglio tenerceli. Perfetto signori, abbiamo i nostri 10 panini. Ora possiamo riprenderci il tutto. Anche la nostra crafting table, grazie. Anche la nostra torcia, grazie. Della gravel me ne faccio poco e niente. E possiamo tornare al nostro punto di costruzione, che però si trovava lì sopra. Anche se, poi vabbè, ci espanderemo magari. Più avanti, qua c'è una zucca, la c'è del copper. Ma dove cacchio? Dov'era il Dark Oak? Ma io così lontano ero arrivato, vabbè. Facciamo così, puliamo tutta la zona, usiamo la cobblestone per fondamenta. Anche se il pavimento voglio farlo in Dark Oak Planks. Facciamo così. Sì, lo so che può essere un po' noiosa come prima puntata, però purtroppo avendo perso tutto il salvataggio dovrò far così, almeno per il momento. Poi comunque a partire già dalla seconda puntata vedrò di aver già alcuni materiali tipo il ferro, carbone, eccetera, eccetera, e quindi... Diciamo che mi porterò un bel po' avanti prima di registrare nuovamente, comunque sia. Allora, facciamo il nostro pavimento. Potrò metterci anche della sabbia qui per decorare. No. Come dissi una volta, è invedibile una cosa del genere. Vediamo. Posso usare dello spruce. Fare un po' di contrasto. Lo spruce è più scuro del Dark Oak. L'avessi saputo prima avrei usato quella direttamente prima. La fornace la mettiamo qui. Certo che una fornace del genere in una casa di legno non va molto a nozze. Allora, mettiamo le Dark Oak Planks e cuciniamo un po' del vetro. Allora, ricordandoci che l'acqua ha un range per irrigare i campi di 4. Abbiamo degli ottimi cotton seed. Quindi 1, 2, 3 e 4, 1, 2, 3 e 4, e iniziamo a piantare questi. Sperando che gli zombie non mi facciano come nell'Agrarian Sky. Allora, abbiamo il nostro vetro, facciamo dei glass pane. E chiudiamo il tutto. Perfetto, così, così.
Così, così e così. Mettiamo delle torce. Perfettissimo. E poi ci facciamo il tetto. Ragazzi, la mia casetta è finita, almeno quella provvisoria. Come vedete, non ho potuto rinunciare ai Carpenter's Block, anche in questo caso. Quindi, che dirvi? Ovviamente le sessioni miniera. Ah, tra l'altro ho trovato quattro pezzi di ferro con cui ho fatto l'Iron Pickaxe e l'Iron Shovel. Quindi, piano piano, riusciremo a farci tutti i materiali. Dicevo, le varie sessioni in caverna non ve le farò vedere, ovviamente, ve le voglio evitare tutte. Dalla prossima puntata avremo già i primi macchinari, quindi diciamo che in una settimana di tempo, dato che questa la caricherò domani, ovvero oggi è venerdì, quindi la caricherò sabato, avendo così il tempo di caricare alla prossima martedì o comunque al prossimo sabato, diciamo, un'altra puntata. Ovviamente nella prossima puntata ci saranno già i primi macchinari quali pulverizer, eccetera, eccetera, redstone furnace, anche se per quanto riguarda la thermal, ora vi faccio vedere cosa è cambiato. Ma che cos'è, questi da dove cazzo ne sono usciti? Cryo Stabilized Flux Duct. Oh. Crafting items. Oh mio Dio! No, che figata! Mi stavo per dire che praticamente non c'erano i tubi della thermal. Li avevano tolti. Io quando ho iniziato a riutilizzare la thermal, cioè il Direwolf Pack, io ho cominciato prima col Direwolf Pack e poi con la Monster. Ho visto che i tubi della Thermal non c'erano più. Infatti questi non sono della Thermal, la Thermal, come cacchio si chiama? Expansion, ma della Thermal Dynamics. Evidentemente qualcuno si è lamentato del fatto che non c'erano i tubi. Signori, io vi do appuntamento alla prossima puntata. E sono abbastanza contento che la Thermal sia tornata a essere la nostra vecchia Thermal. Alla prossima!